One X2. Fissia! Due pecore si guardano. Saria sta un can. Dalità Dorotea. Sempre una grande idea. Troppe! Una bomba. Oh no! Il bullet time! What's up, skiers? Sì. Per voi due sberle, come le bacchette. Oggi, fortunatamente, non proverò gli sci, più o meno. Insomma, sono con la mia amica Split. Tanto per cambiare la modalità di quest'anno. Così a sé. Anche perché i 100.000 iscritti non sono arrivati e... meglio per la mia dignità, da snowboarder. Ma se mi ritrovo su questa fantastica neve... de merda! Primaverile... è perché mi hanno chiesto di provare una nuova videocamera in un modo diverso da quello che potete aver già visto in giro. Infatti oggi proverò la Insta360 One X2, la telecamera top di gamma della linea Insta360, con funzionalità di riprese a 360 gradi, normali e un sacco di altre opzioni che poi vi mostrerò. Ora voi ditemi se conoscete qualcun altro in Italia che l'ha testata e recensita sulla neve in snowboard. In snowboard più o meno. Al massimo fatemelo sapere qui sotto perché io non l'ho visto. Oltre a testarla in un modo un po' estremo, che vedrete dopo, quindi guardate video fino alla fine, vi controllo, è esattamente la prima volta che la provo. Infatti ho solo fatto un mini unboxing, un unboxing a modo mio. Sì, dai, più o meno era un unboxing serio, come quelli che trovate dei vari youtubers. Non vedo grandi differenze. Ma ora partiamo! Fissio! Anche perché se voglio provarla in discesa, prima di tutto devo far saita. Che dov'è? Se vi state chiedendo come mai sono imbacuccato nonostante la neve slashy e i 62 gradi all'ombra, è perché ho dimenticato la crema solare a casa. Bravo! E sinceramente non volevo ustionarmi il copin. Il copin in Veneto è la coppa, la nuca, a testa. Da cazzo! Ok, ma torniamo alle cose serie. La prima cosa che salta all'occhio della One X2 sono le dimensioni e la sua forma. È molto compatta, sorta di stick, più piccola della mia mano, nonostante io abbia mani giganti, come i piedi e come... sì, quello lì. Presenta uno schermino multifunzione dove oltre a poter rivedere e vedere cosa state filmando, è touchscreen e potete gestire le varie opzioni. Sotto è presente l'aggancio per tacchi vari che si possono usare sulla testa, sul petto, sul manubrio e ovunque voi vogliate metterla, compreso la camera da letto e fare i filmini. Nonostante le piccole dimensioni dello schermino, le selezioni sono molto veloci e i vari menu sono raggiungibili facilmente con i classici gesti sinistra, destra, su, giù. Ovviamente sono presenti le modalità video, foto, timelapse e un sacco di altre opzioni, che però se sto qua a raccontarvi quelle non finirei a e siccome dovrebbe essere un video estremo, torniamo a far fatica. La parte estrema di tutto ciò è arrivare lassù senza fare un infarto. Ma ora voglio fare un test di una cosa che per me è molto importante, ovvero l'audio. Test numero 1: audio totalmente originale senza nessun microfono esterno. Due pecore si guardano, si guardano, si guardano, si guardano, si guardano, e dopo un po' una fa l'altra. Beh? Sì, sociapà così. Test audio numero 2. Con un semplice adattatore, è un accessorio Insta360, collegandolo alla camera, in questo modo, ovviamente perde la sua impermeabilità, si può attaccare qualsiasi microfono e il risultato... quando è che un elefante dice elefante? Quando apre il frigo e trova solo Coca-Cola. Vabbè, perdonatemi. Test audio numero 3. Con un'altra tipologia di microfono, ovvero i classici direzionali. E il risultato è questo qui. Salve, vorrei una camicia. La taglia? No, grazie, la porto via intera. Mi vergogno di me stesso. Fortunatamente i test audio sono finiti. A fine video vi darò le mie impressioni, anche perché finché non li scarico e non li sento, non so quali siano le reali differenze. E dopo queste ennesime bragottate, dirigiamoci verso la cima, altrimenti non arriviamo più. È da un po' che non prendevo ai piedi la Split. Anche perché se dicevo di prenderla in mano, saria sta un can. Ma quanto è bello sto posto. È sempre una meraviglia, in ogni condizione. Ma che fatica, fioi, però andar su. Per fortuna che sono ripartito ad allenarmi e a fare video in bici. Sì, sì, sì. Presto vedrete già qualcosa. Non so neanche ciò che me copo ste bacchette. Non so neanche a metà. Ma ora entro in modalità Dorotea. Hop, 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 hop. Come fa andar su così a stecca? Pausa. Davanti a questa natura morta non posso far altro che bere un goccio di Jäger Tea. Jäger Tea caldo con 40 gradi non so se è una grande idea. È sempre una grande idea. Che bon. È inutile che mi chiedete la ricetta. 500.000 iscritti. Non sono neanche a 100.000 dove in teoria dovevo provare a sciare. Ammetto che il tentativo di essere uno skier l'avevo programmato con una bea luola. Ma voi non vi iscrivete. Salute. Dai, che sono quasi arrivato. 2000 years later. Ah, Tosi, sono arrivato. Sono arrivato, sono arrivato. Mamma, che bello. Sempre bellissimo. E non sto parlando degli impianti chiusi, maledetti. Maledetti! Governo ladro! Salutiamo la monetizzazione di YouTube.
Ciao con la manina YouTube, ciao. Ma ora torniamo a noi e allo scopo per cui sono qui, ovvero brindare al governo italiano stando seduti su una seggiovia. Chiusa. Grazie. Ed ora? Oh. E voilà! Partiamo subito con la prima ripresa dalla testa, una delle più classiche, e con l'obiettivo grandangolare normale. Controlliamo l'inquadratura dal telefono attraverso l'applicazione. Se il mio telefono che fa, essendo del dopoguerra, per chi volesse lasciarmi un'offerta libera, link in descrizione. Così magari prima o poi mi comprerò un iPhone. O li spacco, li perdo, ho sempre preso telefoni di merda. Mi sembra perfetta. Ed ora non mi resta che fare dropping. Vediamo se sono ancora capace. Ma quanto bello sto montando! Facci fusi! Ora provo a cambiare inquadratura tenendola in mano attraverso il suo selfie stick, che è una bomba. È davvero fatto benissimo questo bastone. E attivando la modalità 360. E quindi... Redropping! Se pensavate che fosse finita qua, non lo è, perché quando parlavo di test estremo non lo dicevo così, a vanvera. Infatti, ora è il momento di un accessorio che ho visto solo in produzione proprio a Insta360. Che accessorio è? Il bullet time! Wow, wow, wow. Vabbè, in pratica sono due bastoni uniti. Il selfie stick che tiene la One X2, oltre ad essere lunghissimo, grazie a questo incastro ha il potere di roteare sopra la vostra testa. Fatto così bene, non l'avevo mai visto da nessun'altra action cam. Sono curioso di provarlo. Se non muoio questa volta, non moro pi. E quindi redropping. Ok ragazzi, non so cosa devo fare. Che dire, sono ancora vivo. E se pensate che non sia estremo, immaginate di avere un'elica sopra la testa che gira sopra di voi, ma che tenete con una mano. È un gioco d'equilibrio. In pratica è come quando vostra morosa o vostra moglier ha se rabbia e ve fa girare bae uguale. Non mi resta che tornare in studio casa mia. Per chi non avesse visto il video di casa mia, ve lo lascio qui sulla i in alto a destra, sinistra, destra, tutta domotica, e mettermi al lavoro col programma dedicato di Insta360, Insta360 Studio. Vediamo cosa riesco a tirarne fuori. E Ale, recuperiamo le cose importanti come una birretta ed uno strumento noioso. Ed ora vi elenco le cose che mi sono piaciute e non piaciute della Insta360 One X2. Partiamo subito dalle cose che ho trovato super positive. Prima di tutto mi sono piaciute le sue dimensioni e il suo peso. Mi ha stupito moltissimo anche la qualità d'immagine. Quando si va a zoomare su una ripresa, la qualità dei dettagli rimane molto alta. E mi è piaciuto molto anche come gestisce il colore. Tant'è che nei video che avete visto non c'è nessuna color correction. Non mai. Come avete visto nel test, anche la qualità audio di base è elevata. Ovviamente quando si registrano le parti in action, se c'è molto vento può coprire la voce, ma questo succede in tutte le videocamere. Zequeo il bordeo dell'action cam. Ma la cosa che mi ha impressionato di più è stata sicuramente come gestisce i file l'applicazione Insta360 Studio. Oltre a essere gratuita, che non è roba da poco, è molto intuitiva e ha delle funzioni che non ho trovato altrove, come ad esempio il tracking del soggetto. In moltissime riprese si può effettuare una selezione di quello che vogliamo tenere al centro del video e l'applicazione lavora tutta la clip rendendo automatico ciò che in realtà sarebbe molto macchinoso e complesso e che ci porterebbe via un sacco di tempo. A me soprattutto, non so voi, ma tutto quello che mi fa stare il meno possibile davanti a uno schermo lo apprezzo un casino. Si sta così bene in mezzo alla natura, ci lasciassero uscire, riaprissero i bar. Anche l'applicazione dal telefono è molto ben fatta e se avete un telefono decente, non una roba così, potete montare i video direttamente da qui. Ma ora passiamo alle cose che mi sono piaciute meno. Sono sempre stato onesto, come tutte le action cam che ho provato non sono riuscito a trovare una qualità di audio eccelsa, soprattutto durante l'action. Per forza di cose, se non si vuole far entrare acqua nel dispositivo deve esserci una sorta di cover, influisce sulla qualità dell'audio, c'è poco da fare. A livello di navigazione invece non è così immediata, bisogna un po' smanettarci sopra, ma appena ci si prende un po' di mano si diventa ovviamente più veloci. Per chi ha mani grandi, piedi grandi e cucco,
Sì. Potrà trovare qualche difficoltà nella selezione delle varie impostazioni attraverso lo schermino frontale. È solo questione di abitudine. In linea generale, mi sento assolutamente di consigliarla. Sicuramente la userò di nuovo anch'io, perché ha delle funzioni, come il bullet time ad esempio, che altre videocamere non riescono ad avere con questa qualità. Inoltre Insta fornisce dei pacchetti con un sacco di accessori, utilissimi anche per attaccare la One X2 alla bici. Di sicuro la proverò. In descrizione vi lascio un link dove potete vedere il prezzo e tutte le sue caratteristiche al completo. Inoltre in questi giorni è prevista una promozione dove, se la comprate attraverso il link qui sotto, potete ottenere anche il selfie stick, quel selfie stick lì della Madonna, in regalo. Dateci un'occhiata perché è un'offerta a tempo limitato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto con un commento se vi piace questa tipologia e se vi piacerebbe che testassi altre videocamere o qualcosa di simile. Anche per questa volta è tutto, ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! Wow, 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 wow. Probabile che nel prossimo video torni ad essere Robby Segan. Chi è che vede il video fino a qua?